Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. O terra tutta, clamate al Signore, servite il Signore nella gioia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O terra tutta, acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia. Cristo sapienza eterna, donaci di gustare la tua dolce amicizia. Angelo del Consiglio, vive e proteggi il popolo che spera nel tuo nome. Sii tu la nostra forza, la roccia che ci salva dagli assalti del male. A te la gloria e il regno, la potenza e l'onore, nei secoli dei secoli. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli sazia di beni i tuoi giorni, e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Come il Padre ama i suoi figli, il Signore ha pietà di chi lo teme. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così Egli fiorisce. Lo investe il vento e più non insiste, e il suo posto non lo riconosce. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come il Padre ama i suoi figli, il Signore ha pietà di chi lo teme. Benedite il Signore voi tutte, opere sue. La grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo. Benedite il Signore voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola. Benedite il Signore voi tutte le sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere. Benedite il Signore voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, voi tutte opere sue. Fammi capire i tuoi insegnamenti. Mediterò i tuoi prodigi, Signore. Dal libro del profeta Isaia. Una parola mandò il Signore contro Giacobbe, essa cade su Israele. La conoscerà tutto il popolo, gli Efraimiti e gli abitanti di Samaria che dicevano nel loro orgoglio e nell'arroganza del loro cuore: i mattoni sono caduti, ricostruiremo in pietra. I sicomori si sono abbattuti, li sostituiremmo con cedri. Il Signore suscitò contro questo popolo i suoi nemici, stimolò i suoi avversari, gli Amorrei dell'Oriente, da Occidente i Filistei che divorarono Israele a grandi morsi. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa. Il popolo non è tornato a chi lo percuoteva, non ha ricercato il Signore degli eserciti. Pertanto il Signore ha amputato a Israele capo e coda, palma e giunco in un giorno. L'anziano e i notabili sono il capo, il profeta, maestro di menzogna, è la coda. Le guide di questo popolo lo hanno fuorviato e i guidati si sono perduti. Perciò il Signore non avrà pietà dei suoi giovani, non si impietosirà degli orfani e delle vedove, perché tutti sono empi e perversi. Ogni bocca proferisce parole stolte. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa. Brucia l'iniquo come fuoco che divora rovi e pruni, divampa nel folto della selva da dove si sollevano colonne di fumo. Per l'ira del Signore brucia la terra, e il popolo è come un'esca per il fuoco, nessuno ha pietà del proprio fratello. Dilania a destra, ma è ancora affamato, mangia a sinistra, ma senza saziarsi, ognuno mangia la carne del suo vicino. Manasse contro Efraim, ed Efraim contro Manasse, e tutti e due contro Giuda. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa. Guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze oppressive per negare la giustizia ai miseri e per frodare del diritto i poveri del mio popolo, per fare delle vedove la loro preda e per spogliare gli orfani. Ma che farete nel giorno del castigo, quando da lontano sopraggiungerà la rovina? A chi ricorrerete per protezione? Dove lascerete la vostra ricchezza? Non vi resterà che piegarvi tra i prigionieri o cadere tra i morti. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano
rimane stesa. Figlia di Sion, come ti ha oscurato il Signore nella sua ira, egli ha gettato dal cielo in terra la corona di Israele. Nel giorno del suo furore non si è ricordato di te, sgabello dei suoi piedi. Egli ha gettato dal cielo in terra la corona di Israele. Dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo, tutte le volte che sopportiamo angustie e tribolazioni, queste costituiscono per noi un avvertimento e nello stesso tempo un mezzo per correggerci. Infatti anche la Sacra Scrittura non ci permette pace, sicurezza e tranquillità. Anzi, il Vangelo non ci nasconde le tribolazioni, le angustie e gli scandali. Assicura però che chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Dal primo uomo non abbiamo alcun bene, anzi ereditammo la morte e la maledizione da cui doveva venire Cristo a liberarci. Perciò non lamentiamoci e non mormoriamo, o fratelli. Se ne mette in guardia anche l'Apostolo dicendo: mormorarono alcuni di essi e caddero vittime dello sterminatore. Che cosa di nuovo e insolito, fratelli, patisce ai nostri tempi il genere umano che non abbiano patito i nostri padri? Anzi, possiamo noi affermare di soffrire tanto e tanti guai quali dovettero soffrire loro? Eppure troverai degli uomini che si lamentano dei loro tempi, convinti che solo i tempi passati siano stati belli. Ma si può essere sicuri che se costoro potessero riportarsi all'epoca degli antenati, non mancherebbero di lamentarsi ugualmente. Sì, infatti, tu trovi buoni quei tempi che furono, e appunto perché quei tempi non sono più i tuoi. Dal momento, infatti, che sei già libero dalla maledizione, che possiedi già la fede nel Figlio di Dio, che sei già stato iniziato e istruito nelle Sacre Scritture, non vedo come tu possa pensare che Adamo abbia conosciuto tempi migliori. Anche i tuoi genitori hanno portato l'eredità di Adamo, ed è proprio Adamo colui al quale fu detto: con il sudore del tuo volto mangerai il tuo pane e lavorerai la terra da cui sei stato tratto, essa spine e cardi produrrà per te. Ecco che cosa ha meritato, che cosa ha ricevuto, ecco che cosa gli ha inflitto il giusto giudizio di Dio. Perché allora credi che i tempi passati siano stati migliori dei tuoi? Considera bene che dal primo Adamo sino all'uomo odierno non si incontra se non la lavoro, sudore, triboli e spine. Cade forse su di noi il diluvio? Sono venuti forse su di noi tempi tanto terribili di fame e di guerre,
come una volta e tali da giustificare il loro lamento contro Dio a causa del tempo presente? Pensate dunque che sorta di tempi erano quelli. Sentendo o leggendo la storia di quei fatti, non siamo forse rimasti inorriditi? Perciò abbiamo piuttosto motivo di rallegrarci che di lamentarci dei nostri tempi. Penso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Pietà di me, oh Dio. Il giorno della mia luce hai succedo con te, oh Signore. Dalla notte le mie mani si protendono a te. Pietà di me, oh Dio. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare in unità. E svegliatevi, arpa, eccetera. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti. Perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi. Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci. Dio ha parlato nel suo santuario, esulterò, voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succo. Mio è Galaad, mio Manasse. Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro. Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinto? E più non esci, Dio, con i nostri eserciti. Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed Egli annienterà chi ci opprime. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima è giunta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si Signore mio farà germogliare la giustizia sulla terra.
Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do. Nella casa di Davide, suo servo.
Presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore. Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera. Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e